Siamo all'Hotel Ibis a Milano, finalmente, con Owen Fitzpatrick. Ve ne ho già parlato, sapete chi è? Uno speaker, autore di 7 libri addirittura. We are here with Owen Fitzpatrick. You already know who he is because I talk about him, and he is an author of 7 books. Eight. Oh my gosh! 8 libri. Ho perso qualcosa. It's okay. One of them I don't even care about. Uno magari non mi interessa neanche a me di quelli che ho fatto. Quindi. Ok. Allora Owen, se tu dovessi raccontare la storia della tua vita seguendo lo schema della Hero's Journey, cioè del viaggio dell'eroe, cominciando a parlare di te ragazzo, da quella storia, quelle problematiche, insomma, che poi si sono risolte in modo meraviglioso, l'arrivo del tuo mentore, come le racconteresti? Ok, if you had to tell your life story based on the start of the Hero's Journey, from where you were young, the challenges you had, and your guys, how would you tell this story? Well, I'd say, first of all, my main struggle was when I was a teenager. So when I was a teenager, when I was 13, 14 or so, I was very depressed. I struggled with depression. I was suicidal for a certain point, and I reached out and tried to find all the information I could to help me. So I overcame that problem. So as a hero, everything was fine when I was younger, as a child, a great family, very close to my parents. But then I got bullied in school, I started being very introspective in school, bad stuff happened, and the demon of my mind took over and started to make me depressed. And then I learned what I could, and then as I, you know, overcame that, I was able to live happily ever after. But it wasn't. There was lots of ups and downs, lots more journeys along the way, but primarily, if I was explaining my life story, that would be the basics of it. Okay. Allora, praticamente nella mia vita le sfide, i problemi sono iniziate ad arrivare quando ero un adolescente, quindi raccontando la mia storia della mia vita potrei dire che all'inizio tutto andava bene, da bambino ho avuto un'infanzia felice con i miei genitori, tutto bene, ero molto vicino a una buona relazione con i miei genitori, ma quando poi sono arrivato alle scuole superiori sono stato vittima di bullismo, ho iniziato a essere depresso, sono diventato molto depresso, tanto da pensare di suicidarmi, e quindi in quel periodo veramente avevo grande difficoltà. Poi a quel punto ho cercato, io da solo ho deciso di cercare informazioni, ho chiesto aiuto e ho imparato un sacco di cose per aiutarmi a gestire questa situazione. Ho imparato degli strumenti che mi hanno insegnato alcune persone, e quindi sono riuscito a superare quei problemi, e dopo la mia vita è andata bene. La realtà è che in realtà non è che è andato tutto bene anche dopo, ci sono stati tanti alti e bassi, però questa sarebbe la storia principale che racconto se dovessi raccontare il viaggio dell'eroe. La cosa che più mi affascina è che una persona prenda l'area della sua vita in cui ha affrontato le sfide maggiori, i suoi demoni interiori più così sfidanti, per farne il punto di forza, tanto da aiutare persone che si trovano nella stessa situazione a comprendere quanto sia bella la vita e quanto sia possibile vincere queste sfide e diventare assolutamente brillanti, carismatici. Mm-hmm. What fascinates me is that a person like you chooses to take exactly what is making your life hell, so the most challenging thing in your life, and work on it and use it then to help other people who have the same challenges, and let them understand that it's possible, that life is good, and it's possible for them to change and have a happy life. Well, I don't think I really had a choice. Beh, in realtà non penso che ho mai avuto veramente una scelta. Because when you go through something like that and you experience the pain of what it's like to know that you don't want to live anymore, then it makes you want no one else to go through that either. Perché una volta che vivi l'esperienza, questo tipo di esperienza, cioè di stare così male da non voler più neanche vivere e soffrire così tanto, dopo, quando tu riesci a uscirne, vuoi assolutamente che nessun altro sia più in questa situazione, quindi vuoi aiutare tutti gli altri a liberarsi da questa difficoltà. And in many ways the worst things that happen to us are actually the best things to happen to us, because we get the most from the worst experiences, because they make us stronger and they teach us valuable lessons.
E in molti sensi si può dire che le cose peggiori che ci succedono in realtà sono le cose migliori che ci succedono nella vita, perché è proprio dai momenti più difficili, dalle crisi, che impariamo di più e ci insegnano delle cose e ci spingono ad agire in modi che poi sono positivi per noi. Wow, stupendo. Qual è il motto, l'aforisma, la frase che ti rimarrà più impressa dell'insegnamento che hai avuto e dell'ispirazione che ti ha dato il dottor Richard Bandler, il tuo mentore, il tuo faro nella nebbia in questo percorso? So, what's the most powerful motto or sentences or words or phrases that you heard from your mentor and guide, Dr. Richard Bandler? Well, Richard once said to me very early on in my career, do as many different things in as many different places with as many different people as you can. In other words, seek out lots of different experiences. And that's what I've done. I've traveled to more than 100 countries. I've pushed myself to always, you know, get into as much mischief as possible. Because the more differences you expose yourself to, the richer a person you become. So that's probably the best piece of advice. Wow. I remember from Richard. Allora, proprio agli inizi della mia carriera, quando ero ancora molto giovane, Richard mi ha detto questa cosa: fai più cose diverse possibili in più posti diversi possibili con persone più diverse possibili. E io ho seguito il suo consiglio e l'ho fatto. Infatti ho viaggiato in tantissimi paesi del mondo, ho sempre fatto di tutto per trovarmi in situazioni diverse con persone più disparate, e questo mi ha permesso di imparare molto, perché più ti esponi a situazioni, persone, luoghi diversi, più diventi una persona ricca interiormente. Certo. Qual è la chiave del cambiamento secondo Owen Fitzpatrick, e perché secondo te, Owen, molte persone sembra che abbiano timore di essere felici e di cambiare per il meglio, di andare nella direzione dei loro sogni? So, according to you, Owen Fitzpatrick, what's the key for change, and why so many people seem to be almost afraid to be happy? So they seem afraid to do what they should do to change their life and go in the direction that would make them happy. Well, first of all, the key to change to me would start out with being aware of what you need to change and aware of when you're engaging in whatever you need to change. Allora, prima di tutto, per me la chiave del cambiamento è cominciare dalla consapevolezza. Prendere coscienza di quello che hai bisogno di cambiare e di quello che stai facendo, magari i comportamenti che fai che ti mettono in questa situazione difficile. Second, what you need to do is you need to change your beliefs potentially about who you are, about what you're doing, about whether or not it's possible for you to overcome this. So it's about beliefs. Seconda cosa sono le convinzioni, quindi cambiare le convinzioni che hai su te stesso, sul cambiamento, sul fatto che sia possibile per te cambiare. Quindi il secondo elemento sono le convinzioni. You need to be able to change your emotions around it, so you need to change the way you feel on a regular basis, because your emotions connect with your beliefs and what you think. Poi, terza cosa, le emozioni. Devi cambiare le emozioni che provi, perché le emozioni che provi si collegano poi alle convinzioni, esatto, certo. E ai pensieri che hai. Certo. And then you need to train your habits. So you need to train either your behavioral habits or your thinking habits. You need to train yourself so that you condition yourself to engage in more useful behaviors or more useful ways of thinking on a regular basis. E poi devi addestrare le tue abitudini, intendo sia le abitudini di comportamenti, ma anche le abitudini di pensiero. Quindi ti devi mettere lì e proprio esercitarti, addestrarti a cambiare, e in modo che il cambiamento poi costantemente, e rimanere determinato su questo, in modo che il cambiamento poi sia duraturo. And there's lots of reasons why people change. People don't change. Sometimes people don't change because they're scared to. Sometimes they don't change because they're lazy. Sometimes they don't change because they keep getting distracted. There's an infinite array of reasons why people don't change. But once you work with a person, you'll recognize that if you make the adjustment in awareness or beliefs or emotions or behaviors or habits, that allows them to be able to make the change that needs to be. Because generally speaking, somewhere in those areas is where the problem lies.
Poi ci sono varie ragioni per cui le persone non cambiano. Potrebbe essere, come hai detto tu, perché hanno paura, potrebbe essere perché sono troppo pigre, o potrebbe essere per qualsiasi altra ragione. Ma la cosa è che comunque, qualunque sia la ragione per cui non cambiano, se tu vai a lavorare prima sulla consapevolezza, poi sulle convinzioni, poi sulle emozioni e poi sul allenare le abitudini, comunque funzionerà il cambiamento, perché se vai a lavorare su tutti questi elementi si scopre che è in uno di questi elementi che c'è il problema che crea la difficoltà al cambiamento. Quando vai a lavorarci e risolverlo, riesci a cambiare. Ottimo. L'ultima domanda verte sulla tua specialità, Owen, perché so che è l'amore della tua vita, la passione della tua vita, il carisma. Che cos'è per te il carisma? Ok, so the last question is about your favorite topic, charisma. So what is charisma for you? To me, charisma is an impression you create in the mind of another person. Per me il carisma è un'impressione che tu crei nella mente di un'altra persona. It's about being authentic and being yourself. È questione di essere autentici, essere te stesso. And expressing that as fully and as freely as you can. E esprimere questo te stesso nel modo più pieno e più libero possibile. In the different books I've written, whether it be The Charismatic Edge, nei libri che ho scritto, sia quello sul carisma, whether it be The Cynical Optimist with my friend Brian, sia che quello dei cinici ottimisti che ho scritto insieme al mio amico Brian, whether it be any of the books I've worked with Richard, o tutti gli altri con cui ho lavorato insieme a Richard. What we try to do is we try to communicate our message but through our own personality. So it's really important to me, not just when you're writing, but when you're speaking, but when you're training, but when you're communicating in any context, that they get to see the real you, that you put you on the table and you do so in the most expressive way, so you can engage them, so you can entertain them, so that they remember you long after. In tutti questi libri noi abbiamo cercato di trasmettere il nostro messaggio, ma l'abbiamo fatto attraverso la nostra personalità. Quindi quello che è importante nello scrivere i libri, nell'insegnare, quando parli in pubblico, è veramente metterti in gioco, permettere agli altri di vedere il vero te stesso. Il vero te stesso. Esatto, essere autentico, aperto e vero. Because people, like you there, when you're watching this, one of the things that you'll notice about Yasmina is that she's a lot of charisma, and what gives her a lot of charisma is she's showing you her real self, and she's expressing that in an engaging way. If she didn't do that, then she might be very quiet and she might say, "So Owen, sono molto contento essere qui, molto demanda per lei, pronti, okay." And it would be very, very slow and boring and painful. But instead, she engages because it's the expressivity of this. And so that's, to me, what it's about. It's not just about expressivity, because that's like all this like, But you also need the being you, because you don't want to be fake. So it's authenticity and expressivity. Sorry, Elena, I forgot your translation. Go ahead. Quindi, tu, per esempio, che stai guardando questo video, ti rendi conto che Yasmina è carismatica perché sta mostrando la vera se stessa, è espressiva, si sta esprimendo, ma in modo personale, autentico. Quindi lei diventa interessante e coinvolgente proprio perché fa vedere la sua vera natura. E se invece fosse molto timida, chiusa, contenuta, ti facesse le domande così in tono monotono, questa intervista sarebbe noiosissima. Invece quello che lei fa è comunicare in modo espressivo la vera se stessa. Quindi l'espressività è importante, non basta solo l'espressività, perché se uno fosse solo espressivo sarebbe una cosa falsa che si vede. Invece le due cose insieme, quindi il carisma, secondo me si racchiude in queste due cose che devono esserci entrambe: l'autenticità e l'espressività. Che meraviglia, Owen. Io, oltre ad essere onorata, privilegiata, te ne ho già dette di ogni, sono contentissima, ancora voglio esprimerti la mia gratitudine per averci, per avermi concesso, per averci, parlo anche per chi ci sta guardando in questo momento, l'opportunità di conoscerti più da vicino, e mi auguro di incontrarti un giorno e di avere un pochino più di tempo per conoscere te.
Okay, as I already told you, I'm very, very honored to because you gave me this opportunity to know you a bit better, and I really hope that in the future we will have more time to know you even better. Absolutely, and also if anyone wants any more information, I've got an Instagram account. Yeah. OwenF23, and also I have a podcast, Changing Minds. So if you want to hear more of me, then you can do that. I'm online a YouTube channel, so if you want to throw things at me, then you can throw things at my YouTube channel, and you know it will get some aggression released, which will hopefully help. Quindi non c'è problema, anzi grazie a te, e soprattutto se vi interessa sapere qualcosa di più su di me, quello che faccio, certo. Ho un profilo Instagram e ho un podcast che si chiama Changing Minds, mm-hmm. E ho anche un canale YouTube che potete cercare. Se volete lanciarmi contro qualcosa, potete farlo su YouTube, così almeno avrà l'effetto di rilasciare un po' di aggressività, se non altro. Per le persone che sono italiane e magari non hanno molta dimestichezza con l'inglese, c'è un canale preferenziale per loro o ci sono sottotitoli, c'è la possibilità di seguirlo comunque? A parte la traduzione e l'edizione italiana dei suoi libri, ovviamente. Ok. So, for Italian people that can't understand the English very well, is there any special thing that they can have, something with subtitle? I know that your books have been translated, but any of these... We will have some videos. Allora, alcuni dei video che faccio verranno presto tradotti. Benissimo. But besides that, ma a parte quello, it's good to learn English. È comunque una buona idea imparare l'inglese. And really, I don't even care if people don't actually understand, as long as they follow, because that's I want followers. So e poi, you can follow if you understand. It's I don't mind. Non mi importa. E poi in realtà a me non me ne frega neanche se capiscono, tanto per me l'unica cosa importante è avere abbastanza follower. Just click. Quindi cioè anche se non capiscono non mi importa, basta fate così click, io sono felice. Just so easy. È facile, no? Adesso avete capito perché l'ho scelto come mentore. Owen Fitzpatrick dal JL Talk Show, felicissima di averti incontrato. Owen, ti auguro buon proseguimento, buon viaggio e alla prossima, prestissimo. Grazie mille. Grazie. Grazie a te. Meraviglioso, bellissimo Owen. Super.